Bentornati al nostro corso. Oggi parliamo del primo goal degli SDGs, il goal 1, abbattere la povertà. È un goal molto importante, anche un goal molto difficile da trattare, soprattutto con ragazzi adolescenti o con bambini, per quanto forse con i bambini è ancora più semplice. In questa breve lezione non vi darò particolari esempi che trovate tutti nel corso, ma cercherò di farvi focalizzare sui rischi di questo goal, soprattutto quando si fanno degli incontri in classe con adolescenti. Il goal sulla povertà è un goal abbastanza complesso perché va a toccare l'intimo di ogni persona. Sicuramente abbiamo varie classi sociali in classe, sicuramente abbiamo una struttura classe complessa che rappresenta la società dove la scuola è sita oppure dove il corso è organizzato. Capite che questo vuol dire impostare in classe un discorso che può essere letto da varie sfaccettature, quindi parlare di povertà può essere un rischio molto forte, soprattutto se abbiamo delle classi sociali che vengono percepite all'interno della classe come basse. Attenzione, in questi percorsi tutto è relativo, non vuol dire avere per forza un povero in classe, ma se abbiamo 10 persone con un reddito medio da 1 milione di euro l'anno e una persona con un reddito medio da 100.000 euro l'anno, capite che quella persona è percepita come povero. E si fa fatica a contestualizzare, soprattutto in un ambiente chiuso dove le relazioni poi sono forti. Quindi l'obiettivo di questo percorso deve essere sempre comunque quello di non ghettizzare ed evitare di identificare la nostra lezione, i contenuti che noi proponiamo con dei soggetti specifici. Per fare ciò, come ve ne parlo nel corso, è molto importante trovare agganci non univoci ma generali. Ad esempio, provare a ragionare di città, territori, oppure di basi e strutture sociali e storiche che hanno portato alla povertà. Ad esempio, se abbiamo culture provenienti da tutto il mondo, come è molto probabile che ci sia, la povertà può essere identificata come un problema storico, come un problema legato a colonialismo e quindi a gestione sociale e ambientale oggi di paesi forti nei confronti di paesi deboli. Quindi anche un tema di civismo piuttosto che di politica internazionale. Quindi attenti a non calarvi sul dettaglio, ma a ragionare sempre di una situazione la più ampia possibile. Un percorso molto importante da fare è quello della consapevolezza personale, e quindi cercare di spingere i ragazzi ad un'analisi della loro conoscenza di questo problema. Problema che non è solo andiamo a vedere cosa accade nei paesi del terzo mondo, ma problema che può essere andiamo a vedere cosa accade dietro casa. E cosa accade dietro casa non alla ricerca del povero, ma alla ricerca dei fattori scatenanti la povertà. Questo è un elemento molto importante che si può utilizzare in vari laboratori, per cui si può lavorare su carta, con mappe, con cartine, e nel corso vi faccio qualche esempio. Si può lavorare nel territorio andando a cercare, identificare e poi anche eventualmente mappare su carta quelle caratteristiche del nostro quartiere, della nostra città, del nostro stato, dipende a che livello di stratificazione di competenza state lavorando, quindi con i bambini più piccoli, con gli adulti, un corso professionale, un corso rivolto alla cittadinanza, andare a individuare le caratteristiche che rendono un quartiere più o meno povero e le caratteristiche che rendono abilitante un percorso di crescita economica. Ad esempio, avere un quartiere dormitorio dove per lavorare bisogna spostarsi di 15 km e non avere una frequenza adeguata di autobus e mezzi pubblici, scatena due problematiche. Uno, quel quartiere probabilmente, essendo povero di servizi, avrà anche costi bassi e quindi fasce tendenzialmente a rischio povertà o in fase di povertà si sposteranno in quel territorio, ma quel territorio non permette e non offre le opportunità per una scalata sociale, in quanto non offrendo servizi di collegamento verso aree più ricche e non permettendo una permeabilità con aree più ricche, automaticamente tende a ghettizzare e a stratificare la povertà.
povertà che sarà sempre, che entrerà, scusate, in un elemento di autoalimentazione, per cui chi è povero e vive in quel quartiere sarà sempre più povero e vivrà sempre più spesso in quel quartiere, e quindi una spirale verso il basso. Cerchiamo di individuare nel nostro territorio queste situazioni e di provare a ragionare soprattutto su quali possono essere le soluzioni, quindi non andare a gestire le problematiche, ma andare a gestire le soluzioni, cioè come si potrebbe fare per evitare che le soluzioni ci permettono di scatenare tutta una serie di meccanismi positivi che sono quelli del vediamo il futuro, vediamo oltre, ma soprattutto astraiamo il concetto da colpa a condizione. E quindi la colpa è tipicamente permanente, la condizione è tipicamente passeggera, e riusciamo quindi a comprendere come gestire al meglio queste situazioni e riusciamo a svilupparle meglio in classe, ma soprattutto diamo degli strumenti ai nostri studenti per elaborarle mentalmente, nuovi schemi mentali e nuovi schemi sociali. Lo ridirò per tantissime altre lezioni, ma quello che dobbiamo fare soprattutto in questo percorso è elaborare nuovi schemi sociali di pensiero, costruire nuovi modelli culturali. Sulla povertà il problema è molto forte, perché la povertà è spesso associata a migranti, a classi sociali, a colore della pelle, a tutta una serie di situazioni che spesso sono esogene, non sono endogene, cioè non sono tipiche di quel colore della pelle, non sono tipiche di quella condizione del migrante, ma sono dovute anche a quella condizione, a un contesto sociale poco favorevole, poco permeabile alla crescita sociale. Uno dei problemi grossi che abbiamo in Italia è che l'ascensore sociale si è fermato, è molto difficile scalare da una classe all'altra, e questo rende tutto più complesso. Chi è in condizione di povertà difficilmente riesce ad approfondire, difficilmente riesce a fruire cultura, quella cultura che oggi permette di elevarsi a un livello di consapevolezza maggiore, quindi uscire dalle condizioni di povertà. Tutti questi temi sono i temi che a mio avviso è più facile affrontare in una classe per ottenere l'obiettivo prioritario, che è quello di costruire una conoscenza del problema, ma soprattutto una consapevolezza. Nel corso troverete tanti numeri, tanti fattori, tanti parametri, tanti dati. Tutto ciò è molto utile e molto importante per imbastire una lezione, ma ricordatevi che il progetto lezione deve essere quello di andare a strutturare, e mi ripeto ulteriormente, una crescita culturale delle persone che sono sedute di fronte a noi. Per fare ciò, ricordiamocelo, prima di tutto la crescita culturale deve essere nostra, ma se sei qui il motivo lo hai già compreso, e quindi è inutile che io vada avanti. Concludo dicendo semplicemente, mi raccomando, questo corso è un corso open source, è un corso open source perché tutti dobbiamo contribuire a svilupparlo. Ti chiedo quindi di commentare se lo stai guardando su YouTube o se stai guardando su altre piattaforme che permettono l'interazione, di inviarmi commenti sul tuo parere, sulle tue perplessità, su quello che ti ha colpito di più o di meno, o anche su quello che vorresti, ma in particolare ricorda, contribuisci aiutandomi a scrivere dei contenuti, mandandomi le tue riflessioni, mandandomi le tue esperienze e cercando di portare degli esempi che possono aiutare tutti. Infine, divulga, promuovi questo corso, comunicalo, fatti anche tu promotore dell'open source e della conoscenza diffusa, in modo che più siamo, più questo corso può diventare importante e interessante. Non dimenticare di cliccare mi piace, di commentare, di condividere se sei su YouTube o su altre piattaforme social, e ti aspetto alla prossima. Ciao!